I'm just happy to be here. It's a new start for me. I've got here, everybody's been extremely nice. Teammates are great. Got to play in the scrimmage game with them, and it was like I've been here for a long time. But like I said, I'm just excited. I'm ready to get started, hopefully, whenever the season starts back up. And I'm just ready to start playing again. Molto contento di essere qui, già anche dalle prime impressioni che ha avuto con il contatto con i compagni, sembra che sia qui da molto tempo. Ha giocato la partita di sabato, ma non ha avuto grandi difficoltà nell'inserimento in squadra perché l'hanno aiutato e perché comunque è un ambiente in cui si trova molto bene. Per lui è un nuovo inizio, dopo l'inizio di stagione a Roma, quindi grandi motivazioni, grande voglia di mettersi in discussione, grande voglia di aiutare la squadra, ha un buon feeling con l'allenatore e la squadra e quindi non vede l'ora che inizi il campionato per poter competere nelle partite che contano. Una alla volta, prego, a voi. Perché hai scelto la Fortitudo? Con quali motivazioni, che cosa ti piace, che cosa ti ha attirato della Fortitudo e che cosa pensi di poter dare alla Fortitudo? Why you choose Fortitudo? Where is your motivation and what you think you can do to the team, to growing up the team? Like I said, I needed a new start. Things weren't working out where I was. I felt like I was a whole lot better player than what was happening there in Rome. And for me, Fortitudo gave me an opportunity to do that. And I know about the basketball culture here and how big it is. Just when we came and played here, I seen how the fans were, and that's the type of atmosphere that people like to play in. Aveva bisogno di un nuovo inizio dopo la parentesi di Roma, nella quale nell'ultimo periodo specialmente non si trovava più a suo agio. Ha avuto l'opportunità da parte nostra di avere questo nuovo inizio. Ovviamente si ricordava il fatto quando era venuto a giocare qui, dove aveva avuto un'impressione di un grande ambiente, fans, quindi tifosi, aveva avuto una grande considerazione della squadra, del modo di giocare, e quindi è stata una scelta che era secondo lui la migliore per poter avere un nuovo inizio in questa parte di stagione. Cosa ha funzionato e cosa no? Ask you positive and negative things in Rome, and what you think you can do to the team and to our fans. I don't want to talk about Rome. I'm here to talk about Fortitudo and what I can do here. That's in the past. I'm here, like I said, just a new start. I'm here to help accomplish all the goals that they have from the beginning of the season. I know they're in a great place right now, and we have 2 months left of the season, and a lot of things for us could happen. Non vuol parlare del passato, lui ha detto che ha bisogno di un nuovo inizio, quindi guarda avanti e non si guarda indietro, quindi di Roma non parla. Chiaramente ha detto che è un nuovo inizio, quindi ha visto che la squadra ha lavorato bene finora, quindi cercherà di fare di tutto e di più per migliorare la qualità del gioco e della squadra in generale, sapendo che comunque il percorso fatto fino a qui è stato positivo, sapendo che ci sono 2 mesi impegnativi e quindi la sua ambizione è quella di poter dare il suo contributo per cercare di fare qualcosa di speciale da qui alla fine dell'anno. Con la squadra in allenamenti questi giorni, l'ha affrontata in stagione, è una Fortitudo che è sempre stata all'interno delle prime 8, crede che la collocazione all'interno delle posizioni playoff sia l'obiettivo anche suo? I ask you, okay, you play against us, you play with us, now in the ranking we are in the first 8 team, you think that we can stay in the first 8 team, what is your impression about that?
I think so. I mean, they've been able to do a lot without me here, and I do think that I can help. I have the experience, and I like to win, and that's one of the reasons why I came here. And so I think that we have a very talented team. We have the right pieces, and it's just about me right now trying to understand my teammates more, and that will happen with practice each day. Detto che sicuramente è una posizione nella quale vuole cercare di far rimanere la squadra. Chiaramente un giocatore d'esperienza, ha vinto, vuole vincere, quindi spera di poter portare il suo contributo all'interno della squadra per cercare di rimanere in questa zona della classifica che abbiamo mantenuto dall'inizio della stagione. Quindi chiaramente si metterà a disposizione della squadra, farà tutto quello che è necessario per farla crescere. Chiaramente giorno per giorno, dopo giorno giorno dopo giorno conosce meglio i suoi compagni, conosce meglio quello che c'è bisogno di fare e tutto quello che c'è da fare lo proverà a fare. Sì, chi gli ha dato il soprannome The Sniper, e se il bambino gli ha chiesto di essere lo sniper della squadra. Give you the nickname and if coach ask you to be a sniper. Yeah. Yes, that's I haven't heard that in a while. I would like to, but right now I've talked a good amount with Coach, and we're still discussing how he wants me to play and what my role is, but I still can shoot the ball. Who gave you the nickname? Who gave me? I think it started in. Brindisi. In Brindisi gli hanno dato questo soprannome, con beneficio di inventare, di dubbio, mi sembra. Comunque sì, ha parlato molto con l'allenatore per quello che erano state le richieste dal punto di vista tecnico e spera di poterlo essere, ecco. Diciamo, se c'è bisogno, spera di essere pronto per poterlo fare. In questo senso si sente più point guard o shooting guard, e in quale, visto che ne sta parlando anche del suo ruolo con l'allenatore, in quale delle due posizioni pensa di farlo giocare di più? You are a point guard or a guard? Which is you think is your best position here inside the team? Because you talk with the coach about technical situation. It'll be both. I've done that before. I got to the Final Four in Eurocup and won a championship with Jerusalem at the same position. It's no difference to me. I know how to score the ball, and I know how to get my teammates involved also. So for me, it's really not a difference into what position I am. As long as what's understood is has to be from what the coach tells us. Realmente si considera un po' tutti e due, è capace di, e ha in passato ha avuto modo di giocare sia point guard sia shooting guard, capace di giocare point guard, quindi sfruttare le capacità e le qualità dei suoi compagni, quindi mettendosi al servizio della costruzione del gioco, sia capace di diventare un point guard più, magari più offensivo. Comunque ha detto, sono capace di trovare le mie soluzioni sia giocando in un ruolo sia giocando nell'altro. Quindi non vede grande differenza o grandi problematiche nel giocare l'uno o l'altro, è qui a disposizione per aiutare la squadra. Quelli che vengono qui, adesso parlano sempre dei tifosi, dell'importanza di avere anche al palazzo, cose con sé, però sarà probabile che per queste prime partite, è possibile, forse probabile che queste prime partite si giochi in arene vuote. Come vive un giocatore, come stai vivendo tu tutto questo momento così particolare?
was with you before coming here, so probably every player that come here take a look about our fans that are crazy, they support us everything from the beginning to the end and also in the road game. But for this reason that we have the coronavirus, probably at the beginning, these first games that you play, probably there will be no full gym. So what you think is your opinion to play without fans, and what is your feeling playing without fans? What's your impression about that? I mean, I don't think anybody likes playing without fans, especially ones that are so energized like they are here. I've played in atmospheres like this before, and it's a great feeling. They push you throughout the whole game, and they give you not a reason, but I guess more of a reason to go out there and leave everything on the floor. And if you had to play without them, what changed in your? I don't know. It's tough playing without fans because it feels like it's you're at practice and it's a different type of feeling that you get. It's like your adrenaline gets going when you have fans there. It's practice, you know, it can be turned into a lot of just you using energy, but it's not being used in the right way sometimes. What you get back from fans is you're not going to really get in a practice game. Sicuramente ha detto da avversario, ma anche avendo alcune impressioni di qualche video che hanno fatto vedere, cioè sicuramente giocare qui è una qualcosa di incredibile. Sicuramente i tifosi sono una parte integrante di quello che è la spinta energetica per la squadra e sicuramente il loro apporto non non deve mancare, ma il supporto alla squadra, quindi sicuramente gli fa piacere che ci sia. Giocare senza sarebbe una sensazione completamente nuova, perché ha detto non gli è mai capitato di giocare una partita senza tifosi. Chiaramente sembra di giocare una partita di allenamento dove cambia un pochino quella che è l'adrenalina data dal tifo esterno, quindi una sensazione strana che spera di non dover provare, ecco. You play with Mancho, so you find again Mancho here. What is your impression in past when we play with him? And coming here, if you know somebody of the team, if you want to say something about your relationship with them. Mancho is a really good guy. I love playing with him in Torino. He understands the game, and he can still play. And so it was one of the things that put a smile on my face, even when I got to come back here and see him when we played against him. Just a really good guy. I pretty much played against everybody else that's on the team. I played against Martin a good amount of times, played against Ed. I think I played against Henry in college, I think it was. It was one of the things that was easy for me because I understood a lot of the guys and how they played and just by playing against them. And so it was just a good opportunity for me here. Detto che è un bel ricordo di Mancho perché è un bravo ragazzo e perché si è trovato molto bene a giocare insieme a lui a Torino e quindi è stato molto contento di averlo ritrovato qui. Come giocatore è sicuramente un giocatore esperto che conosce il campionato e che sa quello che deve fare, quindi conosce le situazioni di gioco, quindi si fa sempre trovare pronto. Rispetto agli altri, bene o male, ci ha giocato un po' contro tutti, conosce Martin, ha giocato contro Ed, dovrebbe aver giocato contro a Henry in college, quindi è facile anche per quello il suo inserimento qui, perché bene o male, Mari non da compagno di squadra, ma da avversario comunque li ha conosciuti. Quindi personalmente riconoscerà ora che è qui, ma bene o male di vista, come spesso succede, conosce tutti.
se ci puoi raccontare un po' di te extra basket, i tuoi hobby, le tue passioni, chi sono stati i tuoi modelli quando sei cresciuto come giocatore e un po' adesso che cosa, insomma, ti piace fare come giocatore di basket. You can talk about Jerome outside the court, what you do, hobby, something, and if you ask if growing up playing basketball you have some idol, some player that you want to be like him. Off the court, I spend a lot of my time on Xbox. I'm either playing 2K or Call of Duty or I'm watching Netflix. I spend a lot of time watching different TV shows. But as far as basketball, growing up my favorite player was Tracy McGrady. When I get new pairs of shoes, I feel like I have a different type of energy. I go out and have big games. And so that was one of the people that I idolized when I was growing up. Beh, il suo modello è stato Tracy McGrady, quindi è cresciuto cercando di fare quello che è stato il suo percorso. Fuori dal campo gioca molto la Xbox, quindi i videogiochi, e guarda Netflix. E sì, TV show.